Ben ritrovati anche oggi, cari amici. Una grandissima ricetta, fesa di vitellone bianco dell'Appennino centrale, con dei gamberi, couscous e scalogno al vino rosso. Un trionfo di mediterraneità. Andiamo a vedere i nostri ingredienti per 4 persone. Fesa di vitellone dell'Appennino centrale, 400 grammi, gamberi 100 grammi, couscous 100 grammi, zucchine 50 grammi, cipolla rossa 50 grammi, erbe aromatiche 10 grammi, scalogno cotto nel vino rosso 200 grammi, fondo bruno 200 grammi, sedano 50, burro 50 grammi, sale, pepe e olio di oliva extravergine quanto basta. Bene, eccoci qua, abbiamo preparato tutti i nostri ingredienti, come abbiamo detto, e adesso cominciamo a fare due passaggi fondamentali. Dove? Prepariamo la riduzione di vino rosso, qui abbiamo dentro altro vino, e facciamo caramellare nel vino rosso lo scalogno, perché poi dopo gli scalogni saranno quelli che poi utilizzeremo per la decorazione e come contorno. Io ho tagliato due belle fette di fesa di vitellone bianco dell'Appennino centrale, l'ho battuto leggermente e adesso noi andiamo a preparare la nostra fagottino, diciamo. Quindi noi prendiamo gamberi, mazzancolle già sbucciati, dove andiamo a tritare un po' di prezzemolo all'interno, così poi noi prepariamo per bene, così, un tocchetto di un pochettino di rosmarino, un po' di salvia, un po' di prezzemolo. E adesso andiamo a tritare un po' le mazzancolle in questo modo, proprio in un modo grossolano. Sale e pepe e uniamo anche un pochettino di scalogno. E adesso lasciamo un attimino marinare per bene un po' il sapore, unendo un po' di olio d'oliva. Aumentiamo un po' la temperatura dell'acqua, perché poi dopo andiamo a stemprare il couscous. Andiamo a farcire il nostro fagottino, la nostra fesa. Diamo un taglio e poi chiudiamo per bene in questo modo qua. Nello stesso tempo, allora, noi andiamo qui, che vedo che sta già partendo la bollitura dell'acqua, ci mettiamo olio d'oliva, e questa è la preparazione poi del couscous. Quindi noi abbiamo qua il nostro couscous, stempriamo un po' l'acqua, in questo modo, ci mettiamo un po' di sale, cominciamo a calare il nostro couscous all'interno dell'acqua, quindi qui c'è un litro di acqua. Come abbiamo detto, un po' di sale e olio d'oliva, così diamo un po' più di sapore e poi non si attaccano insieme, quindi ha un po' più di sapore. Come vedete, lo scalogno è già ristretto sul vino rosso e quindi è abbastanza pronto, esatto. Quindi è ben ristretto, quindi adesso li lasciamo proprio riposare all'interno così del vino rosso, così prendono molto più sapore e poi si rilassano un attimino, perché devono essere leggermente morbidi. Ok, quindi qua ci siamo e noi abbiamo completato la nostra cottura dello scalogno. Stiamo proprio dando il colpo finale, diciamo, della preparazione del couscous. Ha assorbito l'acqua, pian pianino sta cucinando, quindi abbiamo ancora un po' di minuti. Nel frattempo noi partiamo con la nostra cottura a partenza a freddo, quindi acqua, ci mettiamo burro all'interno, salvia, spicco d'aglio sempre comunque appoggiato sul nostro rametto di rosmarino, sul fondo ci mettiamo sale, pepe, olio d'oliva e automaticamente mettiamo, come vedete, così. Vedete che è una bella
come si dice, padella bella condita, un bel condimento. Copriamo con pellicola sopra così. Nel frattempo il nostro couscous è pronto, lo lasciamo leggermente riposare e andiamo a spadellare. Ok, lo spostiamo leggermente e andiamo a passare in padella le verdure che poi andranno all'interno del couscous. Siamo pronti per rosolare le nostre verdure, come abbiamo detto, cipolla rossa a cubettini. Sedano. Ora uniamo le zucchine. Allora, adesso io vado a controllare quello che è il nostro fagottino. Come vedete, sta procedendo alla perfezione. Vedete che si è già oramai sigillato e chiuso. Adesso noi siamo qui a lavorare per bene un pochettino. Io adesso metto un cucchiaio di o due di fondo bruno all'interno per dare un po' più sapore a quello che è il condimento di base. Ecco, il fondo bruno l'abbiamo messo, dove poi lo potete trovare anche nella sezione scuola di cucina la ricetta corretta per ottenere il fondo bruno. Quindi adesso noi andiamo a unire per bene il tutto e adesso con un mestolo di legno andiamo a lavorare ulteriormente. Perfetto, adesso noi passiamo un attimo il couscous in padella per dare proprio una insaporita ulteriore. Adesso siamo arrivati tranquillamente al nostro punto giusto dove noi poi abbiamo tutti i nostri ingredienti e poi andiamo proprio a comporre il piatto insieme. Questo è il nostro piatto e la nostra proposta di oggi, con questa ricetta qui. Noi vi diamo appuntamento alle prossime ricette, ma nel frattempo visitate il nostro sito www.vitellonebianco.it, troverete delle sorprese, delle ricette e più che altro scoprirete come viene allevato questo vitellone bianco dell'Appennino centrale. Alla prossima ricetta, grazie!